La seconda giornata del 40° congresso straordinario del Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito qui a Re Bibbia a Roma, incontriamo Carmelo Palma. Anche lui è uno dei radicali di formazione radicale e che però oggi pratica al di fuori del mondo radicale in modo secondo l'ortodossia, al di là di e oltre Torre Argentina, sempre vicino a Benedetto della Vedova. Ecco Carmelo, ti sei fatto un po' un'idea, con Benedetto un pochino abbiamo parlato, un po' chiesto, è stato il ruolo, giustamente lo impone, diplomatico, sulle diatribe interne e su quelle che ormai la stampa parla appunto di scissione, qualche commento, qualche articolo su questo congresso. Ecco, tu ti sei fatto un po' un'idea se ci sta della pretestuosità, se effettivamente ci sta una diversità di visioni di base, insomma questo... Dopo Pannella, perché non riesce a essere un oltre Pannella tutti insieme? Questo bisognerebbe chiederlo forse a chi ha avuto nel corso di questi anni, non come me, l'interesse a rinnovare, come ho sempre fatto ogni anno, l'iscrizione al Partito Radicale Transnazionale, ma di chi ha avuto responsabilità di governo di questo soggetto politico e degli altri soggetti politici dell'area radicale. Io non so le ragioni di questi dissidi. Penso di intravederne le conseguenze, cioè quella di vanificare la possibilità di rilanciare, da capire in che forma, la politica radicale, attribuendo la centralità che meritano a una serie di battaglie, di iniziative, di proposte, di idee che dai soggetti politici radicali promanano e che trovano un'accoglienza più o meno vasta anche nella politica istituzionale, un interesse però sempre significativo nella società italiana. La mia impressione è che giocare a chi è più autenticamente pannelliano porti inevitabilmente verso una deriva settaria e tendenzialmente nichilistica. Io sono qui come iscritto, diciamo, non partecipante alle diatribe e anche disinteressato alle diatribe. È chiaro che nel momento in cui il congresso si concludesse dovendo scegliere fra l'essere sunnita o sciita radicale, io non vorrei essere né sciita né sunnita e considererei questo congresso, che è un'occasione, a quel punto un'occasione persa. E quindi insomma in qualche modo un'occasione persa, perché prima o poi bisognerà, se si segue appunto tutto quanto ciò che era stato previsto come ordine dei lavori, si arriverà a un momento di sintesi che comunemente nei congressi radicali è quello delle votazioni. Ecco, volevo sapere tu cosa pensavi di una specie di proposta che serpeggia, che non è stata ufficialmente presentata e che un pochino accomuna Lorenzo Stricliver, Spadaccia, Roberto Ciccio Messere, cioè di considerare questo un momento, l'apertura, l'inaugurazione di un percorso di dibattito per arrivare a un momento poi di sintesi che dovrà venire. Ecco, tu cosa pensi di questa possibile ipotesi ancora non formalizzata? Chissà. Io ho seguito con relativa attenzione, ma con una certa attenzione, al dibattito congressuale, precongressuale, in particolare quello che si è svolto su Agenzia Radicale sul Foglio. Ho letto il contributo di Stricliver, ho letto il contributo di Ciccio Messere. Penso che quello di partire dalla difficoltà radicale, quindi di considerare questo non un punto di arrivo o di rottura, ma un punto di ripartenza per riconcepire la forma di un partito radicale transnazionale e transpartito possibile in condizioni totalmente diverse rispetto a quelle in cui Pannella l'aveva immaginato ormai 30 anni fa, è una proposta ragionevole che mi sentirei di perseguire. La mia impressione è che questo congresso sia, per una decisione anche in parte comprensibile dei suoi convocatori, cioè degli iscritti che hanno convocato, meno disponibile a una riflessione di questo tipo e più convinto che questo congresso si debba concludere in qualche modo con una rottura esplicita fra quanti sono stati, fra virgolette, fedeli al messaggio pannelliano degli ultimi anni e quanti sono accusati di non esserlo stato. Ripeto, se questa è la conclusione, è una conclusione che guarderò comunque da tutti i punti di vista dall'esterno. Grazie Carmelo Palma.